Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con l'immancabile weekly del sabato mattina. E che bella settimana che è stata! Allora, ho passato. Intanto, non so se si sarà sentita la pernacchia di Lisa in lontananza. È stata forse una delle settimane più frustranti degli ultimi 5 anni. Perché ho passato. Abbiamo passato la settimana al telefono con il call center della team. Praticamente, ecco, si potrebbe riassumere così la nostra settimana, al telefono. E, siamo ancora senza internet e la situazione prosegue così. Sembra che si stia muovendo qualcosa adesso, in queste ore. Insomma, sto registrando venerdì sera, prima di andare dai miei a caricare tutto. E sembra che qualcosa si stia muovendo, però io ci credo poco. Insomma, adesso con oggi sono 8 giorni, domani che vedrete il video saranno 9. E chissà quanti altri ce ne vorranno. Non lo so, è stato veramente complicato perché questa settimana, diciamo che poi ve ne sarete accorti, portare avanti il canale con la necessità di renderizzare tutto a casa e portare poi tutto fuori, andarla a caricare su un'altra linea. Cioè io nell'ultimo periodo mi ero abituato a dei ritmi piuttosto alti, ve ne siete accorti. 3-4 se non 5 video al giorno di durata piuttosto consistente, due serie aperte, Star Wars e Death Stranding. Insomma, io di media, quando la mia giornata lavorativa è normale, carico 15-20 giga di roba al giorno. Ecco, farlo fuori casa senza una fibra è complicato. Per cui ho potuto lavorare poco, sono stato molto frustrato perché io sono uno di quegli uomini purtroppo che se non passano il loro tempo a lavorare continuamente non sono contenti. Quindi diciamo che è stata una settimana un po' così amara che ho accusato un po'. Però, appunto, l'importante è essere riuscito a mandare avanti tutto, seppur con parecchia fatica, ma ce l'abbiamo fatta e continueremo a farlo fin quando sarà necessario farlo. Però, appunto, spero veramente che qualcosa si muova perché mi è dispiaciuto dover ridurre un po' le pubblicazioni, mi è dispiaciuto dover ridurre la frequenza di Star Wars e Death Stranding, che peraltro nel weekend non credo riuscirò a portare. Riprenderemo lunedì perché quelli sono video molto lunghi che richiedono tanto tempo di rendering, tanto tempo di caricamento una volta finito. Cioè, ogni episodio di Death Stranding sono circa 7 giga di roba, ragazzi. Parliamo di cose a tratti difficilmente gestibili che comunque chiunque faccia questo tipo di attività o comunque conosca il mondo di YouTube sa quanto può essere lungo fare un video del genere. Per cui, insomma. Però al di là di queste difficoltà, di questi disagi, le cose proseguono e in settimana vedrete tante cose molto interessanti, fra cui Darksiders, Genesis, che non vedo l'ora di portare e ci sarà appunto anche la continuazione di quei video dedicati al mondo di YouTube che voglio portare avanti, alternando video tecnici in cui parleremo di cose molto specifiche con cose un po' più sul versante psicologico perché credo che poche attività come quella di YouTube richiedano un giusto equilibrio fra capacità tecniche, professionali vere e proprie e anche una certa preparazione psicologica. Per cui nel mio piccolo cercherò di dare qualche consiglio anche da questo punto di vista per far sì che non si vada incontro a tutti quei fenomeni molto brutti che sono dalla frustrazione banale al burnout vero e proprio, che è uno spettro per chiunque faccia questo tipo di attività, ma che dal mio punto di vista si può tranquillamente gestire. E ne parleremo, però appunto volevo anticiparvi un po' la cosa. Sono stato peraltro contentissimo di come sia stato accolto il primo video di questa serie e spero che appunto anche i prossimi possano in qualche modo darvi qualche spunto, perché poi bene o male il concetto è quello, non è che questi video nascono perché io devo fare il professore, io non sono professore di niente, io semplicemente desidero mettere a disposizione di chi mi segue l'esperienza maturata in questi anni. Perché bene o male, quando fai qualcosa in maniera continua e ossessiva, come nel mio caso, tante cose magari le capisci e le impari, e parlarne può essere utile a qualcun altro per evitare di incorrere negli stessi problemi, gli stessi errori, le stesse frustrazioni che ho magari sperimentato io, specialmente nei primi anni. Per cui non lo so, spero veramente che possa esservi utile. Per il resto, nei prossimi giorni ci saranno forse un po' più di Q&A, perché appunto, essendo senza fibra, io tante cose non le posso fare. Tanti giochi non li ho potuti portare avanti perché richiedono una connessione obbligatoria. Per cui sto, diciamo, cercando di deviare su tipologie di video che richiedano semplicemente la mia presenza. E i Q&A potrebbero essere un buon momento, per cui li rispolvereremo. Mi dispiace che Twitch si sia bloccato inevitabilmente. Quello è
totalmente legato alla fibra, per cui senza quella non si può fare niente, però appunto sappiate che appena la fibra tornerà io sarò ovviamente pronto a riprendere tutto quello che avevamo già iniziato, magari anche in maniera più costante rispetto a quanto si era fatto inizialmente. Raga, per il resto appunto vi dicevo, Death Stranding e Star Wars potrebbero subire un piccolo ritardo in questi due giorni. Formula 1 non mi parte senza connessione, ma sto cercando in qualche modo di sopperire, per cui è probabile che domenica arrivi con forse già una sorpresa che non vi anticipo, ma che vedrete domenica. Sappiamo appunto che adesso dovremo ripartire in Ferrari, sarà interessante vedere che piega prenderà. FIFA sta andando avanti, sto valutando la possibilità di portare questa Planeta Master, ma su Extra Falco, insomma adesso devo semplicemente vedere in che ritmi potrò ripartire col lavoro, se come mi hanno promesso tra oggi e lunedì la cosa si risolverà. Io finalmente potrò levarmi 70 kg dal petto e ricominciare a lavorare come si deve, perché appunto è un piccolo grande incubo per me è stato questa settimana, e chi mi sta vicino, insomma chi mi conosce anche al di fuori di YouTube lo sa, purtroppo fin troppo bene. E niente, comunque insomma diciamo che per il resto le cose penso che torneranno alla normalità già da questa settimana, per cui riprenderemo con Death Stranding giornaliero, riprenderemo con Star Wars giornaliero e con tutto quello che abbiamo sempre fatto, in aggiunta a tante altre cose che ho avuto modo di pianificare perché avevo tanto tempo libero in questa settimana. Che poi tempo libero no, tante notti frustranti più che altro. Comunque niente raga, io un abbraccione a tutti quanti, grazie veramente, grazie a tutti quanti, perché in tantissimi mi avete scritto per manifestare vicinanza, per farmi un saluto, per farmi un in bocca al lupo per sta storia, insomma siete veramente gli unici che non mi fanno mai sentire, non ci fanno, perché in questo caso ci metto anche Lisa, non ci fanno mai sentire un po' abbandonati a noi stessi, non ci sentiamo mai veramente soli da quando facciamo quello che facciamo, per cui posso assicurarvi che è una sensazione bellissima, anche in momenti un po' frustranti come questo è stato quello di questa settimana, però non si vola ad un centimetro. E state tranquilli che prima o poi si dovrà risolvere sta cosa. Per cui speriamo bene e noi ci vediamo alla prossima.